faccio parto sempre dalla musica. La bellezza dell'opera lirica è che comanda la musica, quindi bisogna sempre rispettarla. Noi non possiamo fare delle azioni rumorose che sovrastino la musica, è vietato. E quindi noi partiamo sempre dalla musica, rispettare il libretto, quindi l'input arriva proprio da lì. Non tanto quindi dalla narrazione, ma più da quello che succede a livello proprio sullo spartito. E quindi sicuramente nell'opera lirica si parte dalla musica e poi si crea. Quello che abbiamo cercato di fare da quando io ho iniziato a fare i concerti, grazie all'incontro con lo studio Bliard di Milano, io seguivo già da qualche anno i progetti di Tedua, e quando siamo arrivati a fare il suo primo palco abbiamo detto: facciamo una cosa, portiamo un tipo di scenografia prettamente teatrale, che quindi non si usa tanto nei live, portiamolo su un palco di un artista che andrà in tour nei palazzetti. Quindi diciamo che abbiamo unito elementi prettamente live, quali i LED wall piuttosto che luci di un certo tipo, ma abbiamo fatto proprio una parte di scenografia in polistirolo, che di solito non si usano tanto nei live perché sono magari un po' più difficili da montare, un po' più delicate. Ok. Però noi abbiamo studiato tutto un metodo per montare e smontare velocemente le scenografie, e la soddisfazione più grande è stata proprio quella che alla fine del tour i tecnici ci hanno detto: noi eravamo molto scettici, ma non abbiamo mai avuto un problema con il montaggio di questa scenografia. E anche lì era proprio l'idea, in realtà si agganciava alla musica, perché l'artista raccontava il suo viaggio, l'album era la Divina Commedia, quindi raccontava il suo viaggio tra inferno e purgatorio, e quindi noi abbiamo studiato una porta dell'inferno, diciamo, rifacendoci alla porta dell'inferno di Rodin, ma l'abbiamo disegnata noi facendo la porta dell'inferno di Tedua, no? Quindi tutto parte sempre dalla musica, non si fa mai niente, non si pensa mai a niente che non venga prima, diciamo, il rispetto della musica. E poi una cosa da dire è che Mario è un artista molto legato al teatro. Quindi quando lui ha cercato la mia figura professionale, voleva un riferimento teatrale. E quindi è super stimolante, perché poi hai una persona che parla il tuo stesso linguaggio, no? E che quindi ha dei riferimenti, proprio come dicevi tu, meravigliosi. E quando hai dei testi del genere, è meraviglioso, è proprio bellissimo anche solo pensare a quella scenografia lì. Allora, Fa piacere questa cosa. a livello creativo, sicuramente l'idea scenica di cui siamo stati un po' tutti più fieri, no? A livello scenografico, ma anche a livello registico, di come è stata usata, perché poi noi avevamo il regista dello show, lo show designer, che era Jordan Baber dello studio Bliard, che proprio poi ha usato al meglio la porta dell'inferno, perché è bello quando la scenografia diventa un po' un ideogramma, no? Di uno spettacolo, di un concerto. La nostra porta poi è diventata l'ideogramma di quel tour, più che magari il pavimento, che era realizzato in un modo magistrale, era un pavimento di lava con degli specchi o le rocce.